TV Week Asset Management, ben trovati in nostra compagnia. Comincia oggi la settimana dedicata appunto all'asset management per una serie di incontri, di tavole rotonde in cui approfondiremo il tema dei mercati, ma non soltanto, con ospiti prestigiosi, con un taglio particolare: sport e asset management. Sui mercati finanziari, come nello sport, le performance sono tutto e solo i migliori vincono e riescono a migliorare i propri risultati. Per fare questo occorre ovviamente preparazione, occorre studio, costante aggiornamento e soprattutto gioco di squadra. Per poter garantire in questo caso agli investitori il meglio e vincere ogni partita, beh, insomma, occorrono strategia, tattica, gli strumenti migliori. Occorre anche però il sangue freddo per fronteggiare le avversità, i momenti inattesi o anche i momenti di stallo che i mercati finanziari spesso riservano. La preparazione diventa quindi fondamentale per trainare i propri clienti e i loro portafogli verso il successo. Noi qui sulle Fonti TV, insieme ai più importanti protagonisti dell'asset management, affronteremo i più importanti temi dei mercati finanziari, un allenamento sostanzialmente da professionisti per affrontare la partita della consulenza finanziaria di oggi e dei prossimi mesi. Il titolo lo vedete: prepararsi alla nuova partita, alle nuove regole dei mercati. Vi presento i nostri ospiti: Maria Paola Toschi, market strategist JP Morgan Asset Management. Buon pomeriggio e grazie di essere qui con noi. Grazie, buongiorno a tutti. Un saluto anche a Stefano Castoldi, Head of Multi Asset Income Strategies Amundi. Buon pomeriggio, Stefano. Buon pomeriggio. E un ringraziamento anche a Carlo Benetti, Market Specialist GAM Italia. Grazie per la disponibilità. Grazie dell'invito, buon pomeriggio a tutte e a tutti. E allora, come dicevo in apertura, beh, siamo davanti a una fase di ulteriore cambiamento. Sono cambiate tante cose rispetto a un anno fa, si sta cercando di tornare alla normalità e tutto sommato ci si sta anche riuscendo in qualche modo. Sicuramente la normalità è una, di cui sto parlando, è una normalità nuova, diversa. E allora, a fronte a questa evoluzione, la domanda più forse banale, ma da qualche parte bisogna pur iniziare, e quindi io parto da Maria Paola Toschi: i mercati come stanno reagendo? Mi permetto di fare anche un piccolo assist, dato che siamo in tema il taglio sportivo. Abbiamo il Dow Jones sui massimi storici, lo Standard & Poor's sui massimi storici, Milano proprio oggi ha aggiornato i massimi degli ultimi 12 anni, il petrolio ha il prezzo più alto degli ultimi 7, e poi c'è anche il rame che si è avvicinato, insomma, sui massimi in generale tutte le materie prime. Anche i rendimenti stanno tornando a salire, vedi insomma il BTP italiano e soprattutto il T-note americano. Insomma, una direzione l'hanno presa, e cerchiamo anche un po' appunto di spiegare questa fotografia. E allora, Maria Paola Toschi, market strategist JP Morgan Asset Management, come stanno reagendo i mercati a fronte di questa nuova normalità che si sta in qualche modo realizzando e formando? Prego. Grazie, ancora buongiorno a tutti. E come già messo in evidenza, i mercati in effetti stanno reagendo bene. Abbiamo avuto un anno particolarmente brillante in termini proprio di risultati dei mercati, con qualche eccezione su cui faremo delle riflessioni nel corso della presentazione. Sicuramente abbiamo visto che la ripartenza dopo la fase, diciamo, dei lockdown è stata molto forte, più forte forse delle attese. Questo chiaramente in virtù soprattutto di quella serie di interventi, di misure di sostegno che i principali governi hanno introdotto e che sono stati molto efficaci. La seconda trimestre di quest'anno in particolare abbiamo visto un rimbalzo dell'economia particolarmente forte, e questo dobbiamo anche ricordarci che quando siamo entrati in una fase di recessione le economie erano ancora molto forti e quindi hanno probabilmente mantenuto una serie di elementi di forza che hanno proprio consentito questa ripartenza molto veloce. Ora nel terzo trimestre abbiamo visto qualche segnale di moderazione, qualche segnale di rallentamento. Intanto diciamo che questo può essere fisiologico dopo una ripartenza così forte, ma soprattutto quello che è emerso e che continua a manifestarsi è che questo rallentamento, questa moderazione è soprattutto un fenomeno che origina sul lato dell'offerta, sì. Offerta che continua a sperimentare una serie di limiti e di vincoli, soprattutto legati a quella cosiddetta
supply chain globale, come sappiamo, durante il lockdown probabilmente è stata messa a rischio e che ancora adesso fatica a ripristinarsi in maniera efficace. Per contro, vediamo invece una domanda che resta particolarmente forte, particolarmente sostenuta, e tra l'altro proprio questa caratteristica di essere soprattutto una situazione trainata da una forte domanda in presenza di vincoli dell'offerta ci fa pensare che appunto non ci siano quei rischi di stagflazione di cui ogni tanto sentiamo parlare, ma che una volta che verranno ripristinati dei canali più efficienti proprio di fornitura, e probabilmente ci sarà ancora parecchio spazio per una crescita dell'economia e quindi un ciclo economico che potrà ancora confermarsi espansivo. E questo è proprio la conseguenza di una serie di fattori, una domanda che resta forte, un contesto in cui stiamo vedendo per esempio ancora un calo dei tassi di risparmio che erano cresciuti ovviamente in maniera anomala durante la pandemia, ma stiamo vedendo anche una forza legata ad una ripartenza degli investimenti pubblici e investimenti privati, cosa che tra l'altro rende questa ripartenza anche molto più sostenibile e credibile nel tempo. Chiaramente il rovescio della medaglia della situazione descritta è legata un po' al trend di inflazione, e anche qui se leggiamo gli ultimi dati, l'inflazione è ancora elevata, in America è ancora superiore al 5%, in Europa al 3%, ci sono ancora dei fattori che riteniamo transitori, e quindi ci aspettiamo che questa narrativa legata a un'inflazione transitoria possa proseguire. Però il tema è quanto sarà transitorio, quanto durerà questo contesto. È possibile anche in questo caso che l'inflazione possa durare un po' di più rispetto a quelle che erano le aspettative iniziali, proprio perché è generata da questa, diciamo, serie di shock dell'offerta in un momento in cui la domanda è particolarmente forte. Questo ovviamente è stato fortemente notato per esempio nei mercati energetici, che hanno visto questo mese, in particolare il mese di ottobre, ancora dei livelli record che ancora persistono e che sono proprio dettati da questo forte aumento della domanda in un contesto di vincoli all'offerta, tra l'altro in alcuni casi vincoli anche mantenuti per esempio dal cartello OPEC Plus e anche dal produttore di shale oil, che naturalmente continuano a mantenere un contesto di produzione che alimenta un po' questi freni e questi vincoli all'offerta. Quindi pensiamo che la nuova normalità gradualmente tenderà a ripristinare anche quei canali un po' più efficienti proprio nella catena di fornitura a livello globale. Questo dovrebbe gradualmente attenuare quelle crescita dell'inflazione che ha caratterizzato quest'ultimo periodo, con ovviamente ripercussioni, come sappiamo, a livello molto importante sia sui tassi. I tassi in questo mese sono saliti, è possibile continuare a vedere un po' di rialzo dei tassi, ma in un contesto in cui vediamo ancora una fase espansiva molto forte, e quindi vediamo ancora un contesto favorevole soprattutto per i mercati azionari. Ultima considerazione: il rialzo dei tassi alimenta ancora quella rotazione settoriale che si è vista anche questo mese a favore più dei settori ciclici, dei fattori value rispetto a quelli growth, che naturalmente continuano anche a mostrare delle performance positive ma forse meno brillanti rispetto appunto a settori value, che tra l'altro sono anche quei settori che sono stati riscoperti, diciamo, dopo il lockdown e che hanno anche spesso un'altra caratteristica interessante legata per esempio agli alti dividendi, dei rendimenti dei dividendi, un tema che oggi ci sta particolarmente a cuore e che stiamo incorporando nelle nostre non solo strategie di investimento ma anche idee di investimento in questa fase. Ed è importante, anzi quanto mai opportuno, riuscire a fare una fotografia, insomma, della situazione, dell'andamento dei mercati proprio in questo momento, perché mancano sostanzialmente 2 mesi alla fine del 2021. Maria Paola Toschi ricordava giustamente alcuni dati, alcuni indicatori del terzo trimestre. Siamo entrati nell'ultimo trimestre e quindi ancora di più importante, insomma, fare un bilancio di quello che sta accadendo. Abbiamo messo sul tavolo peraltro già un bel po' di argomenti interessanti e quanto mai cruciali per spiegare quanto sta accadendo: supply chain, stagflazione, l'inflazione che perdura più delle aspettative, il mercato energetico, il rendimento dei tassi, la rotazione
della rotazione settoriale appunto sull'azionario che al momento è ancora decisamente premiato. Cominciamo ad andare un po' più nel dettaglio. Stefano Castoldi, vengo da lei, parliamo di Stati Uniti, non possiamo non parlare di Stati Uniti perché al di là del fatto di essere appunto una delle economie più importanti, se non la più importante a livello internazionale, abbiamo un nuovo presidente, Joe Biden, ufficialmente in carica ormai da un anno, una politica, la sua, molto differente, quantomeno questa è la sensazione, dal suo predecessore Donald Trump, che ci aveva abituato a grandi proclami, grandi annunci, insomma anche con una certa irruenza, con una certa energia, forse dal punto di vista di qualcuno eccessiva, e che in definitiva andava a cambiare in un certo modo gli assetti in maniera più o meno efficace. Biden ha intrapreso scelte diverse, scelte forse anche non facili, e tutti abbiamo ancora in testa le immagini che abbiamo osservato, insomma, durante il ritiro, per qualcuno frettoloso, delle truppe dell'Afghanistan. E allora, Castoldi, la domanda è: la situazione che si è venuta a creare potrà portare ulteriore instabilità e preoccupazioni sui mercati, se non nell'immediato, quindi in questi ultimi 2 mesi, magari a partire dal 2022? Prego, a lei la parola. Sì, buon pomeriggio ancora a tutti anche da parte mia. Ritornando a Trump brevemente, non si può certo dire che dal punto di vista dei mercati finanziari la sua presidenza non abbia avuto effetti rilevanti, sia in positivo che in negativo. In positivo ricordiamo ad esempio nel 2017 il taglio delle tasse, che diede una fortissima spinta positiva al mercato azionario. In campo negativo ricordiamo nel 2018 l'improvvisa introduzione delle tariffe alla Cina, che ha contribuito poi ai ribassi dei mercati nella seconda parte di quell'anno. La presidenza Trump chiaramente è improntata a obiettivi e strategie completamente diverse. E diciamo che sul tema della Cina in realtà c'è una notevole continuità, perché il presidente Biden, interpretando gli umori sia del proprio elettorato ma anche in generale dell'opinione pubblica americana, ha mantenuto un approccio duro con la Cina di confronto, e credo che continuerà ad essere così per tutto l'orizzonte di tempo che abbiamo di fronte. Sul fronte della politica fiscale, anche il presidente Biden intende portare avanti importanti manovre di politica fiscale, non ha scelto la strada del taglio delle tasse, ma la strada diametralmente opposta, che è quella dell'aumento della spesa pubblica. Ci sono due importanti programmi che connotano molto fortemente la presidenza Biden, che sono al Congresso in questo periodo: un piano da 1.000 miliardi di dollari di investimenti in infrastrutture, che ha un ampio supporto sia tra i democratici che i repubblicani, e un piano da 3.500 miliardi di spesa pubblica in progetti di natura sociale ed ecologica, che invece trova molta opposizione anche all'interno del Partito Democratico. Per cui questo secondo programma difficilmente potrà andare avanti nella forma originaria, verrà con ogni probabilità ridimensionato. In ogni caso, entrambi questi programmi saranno, una volta approvati, di dimensioni molto importanti, e diciamo che potrebbero avere un effetto positivo sull'economia americana e quindi anche sui mercati, anche se un effetto credo non dirompente, un po' perché verranno molto diluiti nel tempo, quindi i mercati li sconteranno molto gradualmente, e poi perché non è ancora chiaro se ed in che misura questi programmi saranno finanziati da aumenti di tasse, e quindi se fosse così chiaramente i mercati avrebbero qualche punto di domanda in più. Lei ha citato poi l'Afghanistan. Diciamo che è stato un evento che dal punto di vista strettamente dei mercati finanziari non ha avuto e non avrà conseguenze dirette. Ha invece importanti conseguenze di tipo geopolitico, chiaramente. Ne cito qualcuna: c'è stato un immediato e forte danno di immagine per il presidente Biden e anche per la NATO. La situazione di confusione che si è venuta a creare può lasciare spazio
alla Cina, alla Russia per inserirsi e aumentare la propria sfera di influenza, e poi rimane il tema che è aumentato in qualche modo il rischio di possibili attacchi terroristici. Quindi queste cose andranno considerate, però l'impatto diretto sui mercati finanziari è difficile da visualizzare in questo momento. Chiaro, assolutamente. Io rimarrei negli Stati Uniti in qualche modo. Continuiamo a parlare di States perché, insomma, c'è una parola che ci sta accompagnando oramai da un anno e che viene tanto pronunciata, ma che di fatto non si è ancora sviluppata, non si è ancora avverata. Mi riferisco al tapering, che sembra quasi, insomma, quando nel campionato di calcio si è cominciato a parlare di VAR in maniera importante. Ovviamente sono due cose completamente diverse, ma quanto a ripetitività di argomento non siamo poi tanto lontani. E allora vengo da lei, Carlo Benetti, per provare un po' a fotografare diciamo sul fronte americano questo aspetto. La Fed ha annunciato che a breve verrà avviato il tapering, forse già a novembre, per quanto riguarda il prossimo consiglio direttivo, la prossima riunione da parte della Federal Reserve, notizia che negli anni scorsi è stata data, mai mantenuta. Adesso la promessa per certi versi sembra che, insomma, stia per essere questa volta sì, appunto, mantenuta, e allora ci si domanda cosa bisogna aspettarsi dai mercati. Non dimentichiamoci che di solito siamo a fine anno, ci ritroviamo davanti al cosiddetto così rally di Natale, però c'è questo tapering che incombe, ma forse i mercati hanno già assimilato, assorbito, diciamo, l'incombenza dell'avvio allentamento delle misure straordinarie applicate dalla Fed data la pandemia. Insomma, la situazione qual è? Benetti, a lei. Beh, rimanendo nella metafora sportiva, diciamo, ricordiamo che Powell è stato un bravo coach, è stato un bravo mister che ha preparato la squadra, cioè i mercati. Se andiamo a rileggere le dichiarazioni rilasciate nei mesi scorsi, riconosciamo tanti piccoli indizi che, come i sassolini di Pollicino, hanno segnato il sentiero verso la normalizzazione. Quindi ha evitato l'errore di Bernanke. Non credo di essere l'unico a ricordare quel 22 maggio del 2013, quando le dichiarazioni al Congresso presero tutti di sorpresa e scatenarono il panico verso le uscite di sicurezza del cinema. Venerdì scorso, però, proprio pochi giorni fa, il registro comunicativo di Powell si è inasprito, perché ha parlato con maggiore chiarezza dei colli di bottiglia nell'offerta destinate a durare più a lungo e di un'inflazione più alta destinata a rimanere più a lungo. Quindi direi che sì, la promessa del riavvolgimento del nastro, il tapering, sarà mantenuta, dovrebbe cominciare a novembre come programmato, ma ecco quello che avvertiamo, secondo noi sarà un long goodbye, per riprendere un po' il titolo del romanzo di Chandler, un lungo addio alle politiche espansive, perché la ripresa economica globale resta improntata alla positività, ma lo ricordavano i colleghi, il momentum sta perdendo forza. Ci sono diverse fragilità, le insufficienti somministrazioni dei vaccini nelle economie emergenti, i consumi che flettono, la flessione della fiducia di imprese e consumatori sul rischio che, appunto, le nuove ondate delle varianti possano ulteriormente allungare, appunto, i colli di bottiglia. E gli ultimi dati del mondo del lavoro negli Stati Uniti confermano questa condizione. Ecco, in questo scenario i banchieri centrali segnalano l'approssimarsi di un nuovo corso della politica monetaria. Ora, nel passato, lei ricordava i tapering nel passato, ecco, la Banca Centrale americana ha dato prova di flessibilità, perché il tapering è stato interrotto non sulla pandemia a inizio 2020, ma nel settembre del 2019 sulla crisi di liquidità sui repo. Probabilmente i colleghi la ricordano bene quanto la ricordo io, e quindi ha dato prova di flessibilità. Ecco, in questo momento, in questo crocevia, l'annuncio di un cambiamento di marcia, di un'inversione di marcia delle politiche monetarie, coincide con un cambiamento anche nel momentum della ripresa. Allora, siamo ancora nell'anno di Dante
verrebbe da dire ai banchieri centrali, qui si parrà la tua nobilitate, cioè saggeremo la vostra flessibilità, la vostra capacità di cambiare idea, perché termino, uno dei maggiori rischi di scenario, a nostro avviso, è un errore di policy nelle politiche monetarie. Bella l'impronta anche un po' letteraria che Carlo Benetti ha dato al suo intervento, non solo sportiva. Stiamo, come forse avrete notato, cominciando a fotografare tutti i vari, diciamo così, market mover che in qualche modo potrebbero influenzare i mercati. La domanda è più se in maniera negativa o se invece l'impronta che ha già, insomma, la direzione che ha già identificato, insomma, Maria Paola Toschi e anche Castoldi e Benetti, cioè che insomma l'azionario sta avendo vita prospera, insomma, in questo periodo, possa subire un rallentamento anche in virtù appunto del consueto rally di Natale. Un'altra situazione che mantiene alta la soglia di attenzione degli investitori è il crollo di Evergrande. Sempre sul lato sportivo mi viene in mente il Barcellona, che quest'estate non è che se la sia vista bene e infatti ha dovuto rinunciare a Leo Messi. Evergrande, in questo caso un colosso cinese immobiliare che nelle scorse settimane ha destato preoccupazione sui mercati. Ci sono rumors su possibili compratori che dovrebbero ripianare i debiti. La People's Bank of China sta facendo, diciamo, il suo, anzi, insomma, ricordiamo anche lo step importante che è stato in qualche modo evitato, e cioè il default di sabato, che poteva essere annunciato sabato. Beh, insomma, anche in questo caso, dicevamo, insomma, le preoccupazioni non mancano. E allora, quali impatti possono esserci davvero sui mercati e a cosa, andiamo anche a vedere un po', l'investitore come deve comportarsi a fronte di questo rischio. Toschi, torno da lei. Sì, ecco, diciamo che nel breve termine, come è già stato ricordato, Evergrande è riuscito a pagare gli interessi su quel debito che aveva creato preoccupazioni e aveva acceso proprio i riflettori su questa situazione. È stato fatto entro il periodo di grazia, quindi questo ha un po' contribuito ad alleggerire la pressione, le preoccupazioni legate a appunto questa situazione, questo operatore. Naturalmente questo è il primo step di possibili ulteriori evoluzioni, per cui la situazione sicuramente non è tornata nella normalità, ma possiamo aspettarci che continui ad esserci forte attenzione non solo su questo operatore, quindi sui prossimi passi, ma in generale sul settore proprio dello sviluppo immobiliare, che è un settore molto importante per la Cina. Gli investimenti in questo settore negli ultimi anni sono stati molto forti e questo naturalmente è la conseguenza di quel processo di urbanizzazione che è in corso in Cina e che ci aspettiamo prosegua e che si lega anche proprio con quel tema che è la nascita o la crescita di quella classe media di popolazione urbana che caratterizzerà ancora le dinamiche particolarmente forti anche in termini di consumi di questo paese. Quindi noi pensiamo che questa situazione continuerà, diciamo, a essere fortemente monitorata, soprattutto dalle autorità locali che sia nella diciamo versione del governo, ma anche della Banca Centrale, stanno portando avanti un processo per gestire in maniera più ordinata questa possibile fonte di rischio e di preoccupazione, e quindi ci aspettiamo sostanzialmente che ci saranno dei possibili annunci, sia in termini proprio di ridimensionamento di questo operatore, anche se sappiamo che è un processo non semplice. Abbiamo già visto delle prime possibili gestioni di questo tema e con esito anche incerto, quindi sicuramente parliamo di un gruppo molto grande, quindi non facile anche in questa gestione, ma soprattutto ci aspettiamo che ci sarà una più attenta regolamentazione da parte delle autorità cinesi, e in particolare questa regolamentazione sarà fortemente concentrata sull'introduzione di maggiori scrutinio, maggiore controllo, soprattutto in termini di bilanci di questi operatori. E tutto questo va anche inquadrato, secondo noi, in quella logica che è fortemente emersa in quest'ultimo periodo, uno sviluppo più ordinato della Cina, ma anche basato proprio su quel concetto di prosperità diffusa. È un concetto che il presidente cinese ha continuato a ribadire nell'ultimo periodo e che sta un po' ispirando tutte le regole comportamentali e anche le nuove
procedure e nuove regolamentazioni che sono state introdotte quest'anno e che in qualche modo hanno preoccupato i mercati e hanno un po' contribuito proprio a quella sottoperformance degli indici cinesi quest'anno rispetto a una molteplicità, come sappiamo, di mercati che invece sono ancora ai massimi storici. Tuttavia noi pensiamo che questa, diciamo, situazione ancora un po' di incertezza di breve periodo stia creando le basi proprio per uno sviluppo che possa essere più sicuro, più regolamentato, più controllato della Cina rispetto a quello che abbiamo visto in passato. E non solo, noi pensiamo che le potenzialità offerte proprio da queste dinamiche strutturali a questa anche attenzione ai temi ESG, perché ricordiamo che anche la Cina ha posto questi obiettivi di zero emissioni al 2060, sicuramente sarà un processo non semplice, ma un processo che potrà guidare anche la forte attenzione del governo ad alcuni settori, per esempio al settore della mobilità elettrica, che è già un settore che sta mostrando delle dinamiche di crescita molto forti. Quindi, concludendo, le aspettative di crescita di alcuni settori e anche dei consumi e questo modello di sviluppo della Cina, secondo noi, forniranno grandissime opportunità che controbilanciano enormemente i rischi e la volatilità che abbiamo visto quest'anno e che naturalmente è una delle caratteristiche dell'investimento nei mercati emergenti in generale e nella Cina in particolare. E aggiungo un'ultima considerazione: pensiamo che anche dopo questa fase di sottoperformance proprio degli indici cinesi, probabilmente molte delle incertezze e delle preoccupazioni degli investitori siano già in parte incorporate nei livelli di valutazione, soprattutto se li consideriamo non solo a livello assoluto ma anche a livello relativo rispetto ad altri mercati. Quindi è probabile che diciamo, i mercati già incorporino, le valutazioni già incorporino parte o buona parte di queste preoccupazioni nell'ambito di un contesto, secondo noi, di lungo periodo che resta ancora estremamente affascinante, estremamente importante e che vede una Cina sempre più presente a livello globale, addirittura con un possibile superamento dell'economia americana nel prossimo decennio, che la renderà il paese più importante anche dal punto di vista dell'investimento e con cui dovremo continuare a fare i conti. Quindi il messaggio finale è che il rischio più forte per l'investitore è di non essere presente su questi mercati, di non essere esposti, pur nella consapevolezza che possiamo ancora aspettarci periodi di volatilità proprio in funzione di questi fortissimi cambiamenti che questo paese sta affrontando. E come vedete la Cina è uno dei punti fondamentali, insomma, per spiegare quello che sta accadendo e per raccontare, insomma, questo 2021 nonché il futuro. E anzi, peraltro era appena arrivata una domanda da casa che chiedeva: ma come mai gli indici cinesi hanno sottoperformato? Beh, insomma, la riflessione che ci ha offerto Maria Paola Toschi è andata proprio a rispondere a questa domanda, ci auguriamo in maniera completa e soddisfacente per l'amico che ci ha scritto. Rimarrei in Cina e qui torno da Stefano Castoldi, perché nell'ultimo anno il paese ha avuto una crescita a due cifre, surclassando di fatto gli altri paesi. Le domande spontanee sono due a questo punto: è giusto definire la Cina ancora come un paese emergente, perché ufficialmente è ancora figura ancora tra gli emergenti? Le prospettive del paese per i prossimi anni: la crescita c'è tuttora, è superiore agli altri paesi ma è inferiore rispetto, diciamo così, alle attese. È un po' come vedere da diversi anni appunto il Paris Saint-Germain per i calciofili, il Manchester City, che sono da anni, insomma, in vetta e considerate tra le favorite in Champions League, ma alla fine la vittoria non riesce mai ad arrivare. Ovviamente anche in questo caso i paragoni prendeteli con il sorriso, mi rivolgo agli amici a casa soprattutto. Castoldi. Diciamo che la Cina è un paese che da un punto di vista economico è ancora a metà del guado, sta organizzando già da tempo una transizione della propria economia dall'essere un'economia tipica di un paese emergente, quindi basata sulle esportazioni e sugli investimenti in infrastrutture, verso la struttura più tipica di un paese sviluppato, dove l'economia è trainata e composta soprattutto da consumi e servizi. Quindi siamo in questa fase di transizione. L'effetto è che la crescita potenziale negli anni andrà un po' a ridursi, è un effetto del tutto naturale, perché è impensabile che maturando un'economia possa continuare a crescere come quando era agli albori della propria crescita e del proprio sviluppo. Anche in campo finanziario è in una fase di transizione,
e ha grandi ambizioni, sta aprendo i propri mercati del capitale e ha ambizioni sia per la propria valuta che per i propri titoli di Stato. La propria valuta, nelle intenzioni delle autorità cinesi, dovrà diventare una valuta di riserva internazionale. I propri titoli di Stato hanno l'ambizione di diventare l'ancora di stabilità e di sicurezza per la regione, un po' quello che i bund tedeschi sono per l'Europa o i titoli del tesoro americani per tutto il mondo. Quindi ci sono queste grandi ambizioni. Cosa possiamo aspettarci? Quali sono le prospettive? Diciamo che il grosso compito che le autorità hanno di fronte sarà quello nei prossimi anni di conciliare da un lato queste grandi ambizioni di crescita e di apertura con la chiara volontà di mantenere un presidio forte e autoritario sull'economia. Quest'anno è stato un chiarissimo esempio. Ecco, ed è proprio questo che rischia, almeno nel breve termine, di spaventare e spaventato quest'anno gli investitori. La forte regolamentazione di molti settori dell'economia può essere giustificata appunto con certi obiettivi di dare sostenibilità e eguaglianza in qualche misura alla crescita economica, però è chiaro che quest'anno ha avuto l'effetto di allontanare gli investitori e probabilmente dobbiamo prepararci ancora a un periodo di un certo scetticismo. Ecco, da parte di chi investe su quel mercato, o di paura. Quello che è certo però, e come sottolineava anche la collega prima, è che in una prospettiva più di lungo termine la Cina sicuramente rimarrà uno dei motori, se non il motore principale della crescita economica globale, e gli attivi finanziari cinesi diventeranno sempre più imprescindibili nella composizione di un portafoglio globale diversificato. Quindi avremo molto a che fare con gli investimenti in Cina e le opportunità non mancheranno. Chiaramente vanno valutate, come sempre, con grande attenzione. E ricordiamoci, insomma, che non mancheranno anche ulteriori confronti, anzi dovrebbe essercene uno entro la fine dell'anno tra il nuovo presidente americano Joe Biden e il presidente Xi Jinping. Insomma, qui mi ricollego con quello che diceva appunto Castoldi in avvio di chiacchierata, dove insomma ci sono ancora argomenti da affrontare tra le due più importanti potenze mondiali, Cina e Stati Uniti, con il colosso asiatico impegnato insomma nel sorpasso sicuramente come obiettivo nei confronti degli Stati Uniti in ambito tecnologico, ma in generale insomma proprio a livello di economia. E noi piccoli, mi riferisco ovviamente all'Europa, torniamo in qualche modo nel vecchio continente, facciamolo con Carlo Benetti. Dopo anni all'inseguimento dell'obiettivo della BCE, della Banca Centrale Europea, di raggiungere un'inflazione vicino al 2%, da qualche settimana si è impennata, lo ricordava anche Toschi poco fa. E allora quali saranno le ripercussioni, quali potrebbero essere per i paesi europei di questo aumento se effettivamente si mantiene meno, diciamo, una fiammata meno volatile insomma delle aspettative, e quali strumenti ha la Banca Centrale per mitigarne l'effetto, quantomeno strumenti nuovi, perché poi più o meno abbiamo visto che l'indirizzo insomma delle varie banche centrali fino a questo momento si è mantenuto in maniera attraverso strumenti standard. Benetti. Beh, una bella domanda. Diciamo che dopo anni, o meglio, dopo i grandi successi della Champions League negli anni 70, l'inflazione poi è retrocessa giù in campionati minori, in leghe minori, fino ad arrivare all'eccellenza, alla promozione, sparita completamente dal radar del grande sport. Ora invece è ritornata a farsi vedere. Ora, anche se la struttura del sistema economico europeo è molto diversa da quello americano, noi giochiamo con una palla tonda, loro giocano con una palla ovale, però l'inflazione ha delle caratteristiche comuni e il maggiore responsabile dell'incremento dell'inflazione nel nostro, anche nel vecchio continente, è stato il brusco innalzamento dei costi dell'energia, perché se depuriamo dagli effetti volatili, in settembre la core inflation in Europa è ancora bassa, è ancora intorno al 2%. Ora, sono due i motori, e questo riguarda un po' sia le due sponde dell'Atlantico, sono due grandi motori che spingono l'inflazione: l'aumento dei costi delle imprese, e in modo particolare i costi vischiosi, come ad esempio i salari, e le aspettative future.
Ora, noi abbiamo avuto un aumento dei costi delle imprese, ma per effetti esogeni, energia, componenti, lo ricordavano anche i colleghi, ma quelli vischiosi, i salari non sono ancora aumentati e l'inflazione diventa preoccupante quando i salari aumentano, ma non aumenta la produttività. E per il momento questa spirale temibile, prezzi, salari, aspettative, che noi abbiamo conosciuto, che l'Italia ha conosciuto negli anni 70, però nella seconda metà degli anni 70 è ancora lontana. Non perdiamo però di vista che il punto focale su cui si concentra l'attenzione dei mercati, ma direi di tutti gli osservatori, è il passaggio del testimone dalla politica monetaria alla politica fiscale. Perché la politica monetaria non può tirare la carretta. Lei mi chiedeva degli strumenti. Gli strumenti sono sempre gli stessi e innovativi. Ad esempio, le banche centrali hanno tirato fuori in questo decennio il nuovo strumento della forward guidance, cioè il linguaggio. Però hanno tirato la carretta da sole. Ora siamo arrivati a un punto limite delle politiche monetarie ed è il passaggio del testimone appunto alle politiche fiscali, che in Europa significa l'implementazione del Next Generation Plan, che da noi prende la forma del PNRR. Ora, l'atteggiamento della politica fiscale in Europa nel dopo Merkel, la nuova architettura, ecco, questo è il punto di indagine, il grande punto di domanda, perché si interseca l'agenda economica con quella politica. C'è la formazione del nuovo governo in Germania, tra l'altro le dimissioni di Weidmann aumentano l'entropia nella discussione, ci sono le elezioni in Francia, c'è l'appuntamento in Italia con la fine del settennato di Mattarella, e quindi chi farà il Presidente della Repubblica, quali ripercussioni sul governo. Per cui questo direi che è l'aspetto cruciale su cui dobbiamo concentrare la nostra attenzione, non solo la politica monetaria, perché diversamente guardiamo all'Europa come un organismo emiplegico, no? Ne funziona una parte, appunto quella monetaria, la banca centrale che ha sempre risposto con puntualità, ma non la politica fiscale, che è tornata soltanto sulla sollecitazione emergenziale della pandemia. È quel momento in cui la politica fiscale deve prendere un po' più ulteriore spazio e certamente, come dicevo e termino, l'agenda economica va a coincidere, a intersecarsi con quella politica, per cui diciamo che i prossimi mesi sono mesi che saranno interessanti da vivere, da osservare. E proprio sui prossimi mesi andiamo a concentrarci adesso. A livello globale, Toschi, torno da lei. Le aree che potrebbero essere trainanti per la crescita economica, i paesi in cui porre maggiore attenzione nei prossimi mesi, anche insomma dal punto di vista degli investitori, si tratta un po' di fare i pronostici, come capita quando si tratta di fare indovinare insomma un risultato o il vincitore di una partita. Toschi. Allora, diciamo che vedo alcuni temi che potrebbero guidare proprio l'andamento sia dell'economia, alla fine anche dei mercati in questo contesto. Come abbiamo detto all'inizio, è ancora una situazione di favorevole per i mercati azionari. Il ciclo economico potrebbe continuare a espandersi pur con questi segnali che abbiamo visto di moderazione. E in particolare ci sono alcuni temi che potrebbero essere di interesse. Uno di questi temi è legato proprio a questa nuova normalità post-Covid di cui stiamo un po' ragionando oggi. Ci sono alcuni settori che potrebbero essere premiati più nel breve e anche nel medio-lungo termine. Chiaramente nel breve sono tutti quei settori che sono stati ancora fortemente penalizzati dai lockdown, che in parte hanno recuperato ma ancora non hanno completamente e non sono completamente tornati ai livelli pre-pandemia, e quindi tutti quei settori legati al mondo dei servizi. Anche se naturalmente c'è ancora da prestare un po' di cautela, ci sono stati paesi che ancora hanno registrato delle situazioni un po' a rischio, come la Russia, ma come anche il Regno Unito, dove tra l'altro sta emergendo anche una situazione particolare, perché nonostante la popolazione abbia un livello di copertura molto elevato, superiore al 90%, si è registrato un aumento dei casi, e questo fa propendere per una interpretazione in cui questo Covid stia diventando
sempre più endemico e quindi vada gestito con un approccio più di lungo periodo. E nonostante questo, chiaramente non ci sono rischi di nuove chiusure, quindi questo significa che il processo di graduale ritorno alla normalità dovrà gradualmente continuare a convivere anche proprio con questa situazione di rischio che periodicamente potrebbero emergere. Quindi un primo tema potrebbe proprio essere legato a questa ancora attenzione verso quei settori che sono favoriti da questa fase di riapertura, quindi tutto il settore dei servizi, dei trasporti, del turismo, che secondo questa interpretazione potrebbero avere ancora molto spazio di crescita. C'è un altro tema che è molto importante, è un po' legato a questo, in questa fase di ancora pressioni inflazionistiche che abbiamo commentato e di quindi rialzo dei tassi. Abbiamo visto che il Treasury americano, dopo una prima parte dell'anno anche inaspettatamente molto stabile, ha ricominciato una fase di ascesa. In questo contesto ci sono alcuni settori che sono favoriti, quindi sia i settori ciclici ma anche quei cosiddetti settori value, tra cui soprattutto i settori finanziari, che possono un po' beneficiare di questo contesto. Quindi quel tema di rotazione settoriale che già si è messo in evidenza addirittura sino da un anno fa, a novembre scorso, quando ha cominciato a prendere sempre più corpo l'idea e la soluzione finale, diciamo, della campagna vaccinale, questi settori ancora possono appunto beneficiare di questo contesto di rialzo dei tassi. C'è un terzo settore molto importante che entrerà fortemente nel vivo il prossimo mese, ed è legato ai temi ESG, quindi ai temi della sostenibilità. Il prossimo mese, all'inizio di novembre, comincerà la conferenza cosiddetta COP26, 26esima conferenza delle nazioni sui temi della sostenibilità, e pensiamo che sempre più ci sia attenzione a analizzare e valutare quali politiche verranno introdotte proprio per il climate change, per la gestione del climate change e per il raggiungimento di quegli obiettivi di zero emissioni. E ancora forse non abbiamo completamente colto l'aspetto dirompente che queste politiche potranno avere a livello di singoli operatori e a livello di singoli settori. Questo sarà un tema sempre più centrale anche proprio in termini di comprensione delle implicazioni di investimento, e è sempre più importante proprio per individuare quelli che potranno essere i settori e gli operatori vincenti e perdenti in questo contesto. Non si fa forse solo una lettura di settore, ma sempre più una lettura basata sulla singola società, sulla singola storia, perché naturalmente anche in settori tradizionali, come per esempio il settore dell'energia, che è ancora fortemente diciamo dominato da energie tradizionali e quindi vedrà veramente un processo di trasformazione molto forte, anche questo settore, come dicevo, sarà importante andare a individuare quegli operatori che si dimostrano più sensibili al cambiamento e quindi che, pur magari agendo e operando ancora in settori tradizionali, sono in grado di implementare delle strategie di transizione più rapidamente, più efficacemente rispetto ad altri operatori. E questi saranno diciamo delle situazioni che guideranno veramente l'attenzione degli investitori e guideranno anche proprio l'andamento dei mercati. Questo sarà un tema che, sebbene abbia uno sviluppo molto di lungo termine, perché come sappiamo le strategie sulle zero emissioni hanno degli obiettivi di lungo termine, il primo per esempio per l'Europa è al 2035 con un obiettivo di ridurre del 55% le emissioni rispetto al livello del 1990 e al 2050 addirittura zero emissioni. Quindi sebbene i trend siano molto lunghi, in realtà i cambiamenti sono oggi, le politiche vanno implementate oggi, questo diventa sempre più evidente, quindi gli effetti sui mercati saranno oggi e naturalmente continueranno ad esserci, ma non dobbiamo pensare che sia un fenomeno che dovremo andare a valutare nel 2035, è assolutamente un trend che dovrà essere analizzato oggi dai mercati, dagli investitori. Quindi queste tematiche secondo noi potrebbero essere al centro proprio dell'attenzione e potrebbero guidare veramente sia i settori economici e naturalmente anche l'andamento dei mercati nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Life is now, sostanzialmente, per quanto riguarda i temi ESG. E a proposito di life is now, beh, insomma, i temi più caldi e i settori più che hanno registrato i maggiori risultati, i migliori risultati in termini di crescita, sono il settore farmaceutico e quello della tecnologia. Abbiamo visto il Nasdaq come è stato in grado di correre. Beh, insomma, Castoldi, lo chiedo a lei, per i prossimi mesi dobbiamo aspettarci
per quanto riguarda un ritorno alla normalità e quindi in qualche modo questi settori rallenteranno e magari lasceranno spazio ad altri che registreranno importanti crescite o proseguiranno la loro corsa, tecnologici e farmaceutici? Allora, innanzitutto perché sono andati bene? Perché quando si verifica uno shock recessivo, e lo scoppio della pandemia è stato il classico esempio, è chiaro che la crescita diventa un bene estremamente scarso, per cui quelle aziende e quei settori che sono in grado di offrirla, quelli che sono in pochi, diventano preziosissimi e quindi si apprezzano in borsa perché tutti gli investitori vi si riversano. Chiaramente poi, come abbiamo visto nelle fasi successive, con i vaccini, con le riaperture, c'è stata una violentissima ripresa ciclica dell'economia, per cui tutti quei settori dalla natura appunto ciclica che erano stati fortemente penalizzati hanno avuto invece delle performance relative molto buone insieme alla ripresa del ciclo economico. Questo è stato molto vero nella prima parte di quest'anno. Dopodiché il quadro si è un pochino più mischiato, la crescita ha iniziato a decelerare, sempre buona ma su ritmi inferiori, quindi le carte si sono un po' mischiate, i trend sono un po' meno chiari, anche se recentemente i settori più ciclici hanno ripreso un certo spunto. Per quanto riguarda la tecnologia, direi che ha ancora delle frecce al proprio arco, nel senso che la crescita c'è e ci sarà. Notiamo dei flussi da parte degli investitori ancora positivi e negli ultimi mesi ci sono state delle ottime revisioni al rialzo nelle stime degli utili da parte degli analisti, chiaramente che andranno poi verificate. Tra l'altro, proprio questa settimana le grosse aziende del settore tecnologico riporteranno gli utili del terzo trimestre, quindi sarà importante che queste stime trovino effettivamente conferma. È chiaro che è un settore che ha sempre valutazioni molto elevate, particolarmente in questo momento, quindi direi che è ancora interessante, può occupare ancora un buon posto nei portafogli, ma forse non spingendone al massimo il peso. In qualche modo vale lo stesso anche per il settore farmaceutico, sia pure per motivi completamente diversi. È un settore che offre, soprattutto per le grandi aziende farmaceutiche, delle valutazioni borsistiche molto interessanti, sul quale però grava un rischio di tipo politico, perché il Partito Democratico negli Stati Uniti potrebbe introdurre delle penalizzazioni, dei tetti ai prezzi dei farmaci. Quindi anche in questo caso è un settore che ha dei motivi di interesse tuttora validi, che però forse in questo momento non ci sentiamo di spingere al massimo. I due settori che forse sottolineerei in questa fase più in grado di beneficiare di trend positivi sono il settore bancario, perché oltre a beneficiare della ripresa ciclica dell'economia, ha anche un beneficio diretto dalla fase attuale di incremento dei tassi di interesse, e il settore dell'energia, quindi i titoli petroliferi, che sì, stanno andando bene, trainati dal prezzo del petrolio, però la cui performance relativa, per quanto positiva, non è stata proporzionata al grosso rialzo del prezzo del petrolio e quindi c'è ancora spazio per ulteriore apprezzamento. Altra domanda da, insomma, diciamo così, porre in maniera molto molto diretta. Stiamo parlando, lo stiamo facendo oramai da quasi un'ora, di ritorno alla normalità, però insomma, se pensiamo all'andamento dei mercati anche durante la fase più calda della pandemia, abbiamo visto come, no, l'azionario sia ancora molto forte, ci sono state lievi correzioni, e allora il dubbio, il pericolo, la paura è che forse si debba ancora scontare quanto è successo, oppure effettivamente il peggio l'abbiamo messo alle nostre spalle. Domanda diretta che giro a Carlo Benetti. Domanda diretta ma non domanda facile. Tendo a essere piuttosto diffidente verso espressioni come ritorno alla normalità o un qualsiasi ritorno, perché la freccia del tempo scorre inevitabilmente in avanti. Nessuna restaurazione nella storia ha mai funzionato. Non ha funzionato quella dopo il congresso di Vienna, che ha preparato i moti del 48, men che meno ha funzionato Versailles nel 19. Non torneremo a una normalità, ma andiamo in una nuova condizione, quale è appunto che si sta dipanando davanti ai nostri occhi, e i colleghi hanno contribuito a bene delinearne i contorni.
Per quanto riguarda l'altra espressione, il peggio è alle spalle, beh, qui ho abbastanza capelli bianchi per ricordare, lo si diceva anche nel 2008. Nella primavera del 2008 si diceva, autorevoli commentatori, di cui non ricordo il nome per carità, dicevano il peggio è alle spalle, a settembre è arrivata Lehman. Il futuro giace inconosciuto nel grembo di Giove. Noi siamo un crocevia della storia. Lo hanno ricordato molto bene i colleghi Stefano e Maria Paola. Le disruption nelle transizioni energetica e digitale, le dinamiche demografiche tra un nord del mondo e il sud del mondo, il passaggio della Cina, lo abbiamo visto bene, tra la filosofia del to get rich is glorious di Deng, che ha durato per 30 anni, e ora però si parla di common prosperity di Xi Jinping, con tutte le conseguenze che ne derivano. Allora, più che sulle previsioni, io invito gli amici che sono in ascolto a preoccuparci e a focalizzarci sul metodo. Siamo nel mese della educazione finanziaria, allora ricordiamo non solo la diversificazione delle attività come un valore importante per costruire portafogli resistenti alle temperie dei mercati, ma ricordiamo anche come in quest'ultimo periodo, per i motivi che in questa ora di conversazione abbiamo cercato di mettere sul tavolo, la diversificazione tradizionale tra azioni e obbligazioni sia deteriorata, perché rispondono entrambe le due grandi classi di attivo che servivano l'una a, come si può dire, compensare l'altra, rispondono al cambiamento di scenario nello stesso modo. È stato ricordato la tecnologia. Beh, la tecnologia ha un peso importante sui listini, però il tecnologico è sensibile ai tassi di interesse, per cui i listini diventano sensibili ai tassi un po' di più, e come le obbligazioni. Allora, il mese di settembre in questo senso è stato paradigmatico, i mercati hanno messo a segno la peggiore performance dallo scorso marzo, dal marzo 2020, e sono stati penalizzati parimenti le obbligazioni e le obbligazioni. Allora ecco che dobbiamo ripensare, in questo crocevia della storia, ripensare il metodo, andare a cercare valore in una diversificazione originale, strategie alternative per quanto possibile anche neutrali, ripeto, per quanto possibile, alla direzionalità delle classi di attivo tradizionali. Mi viene in mente, è stato citato la transizione ambientale, il subordinato bancario, quindi andare a prendere la struttura del capitale più debole nella parte obbligazionaria, i junior bond, però di emittenti di qualità, perché chi fa default non è l'emissione ma è l'emittente, ecco che è un modo di ottimizzare il rendimento, approfittando anche, è stato citato il settore bancario, le emissioni bancarie green, e con i massicci investimenti, lo hanno ricordato i colleghi, massicci investimenti da qui ai prossimi anni necessari per gestire la transizione ambientale ed energetica, ecco che le banche europee sono in prima linea, ecco un'altra occasione di investimento. Ma al di là delle indicazioni specifiche, quello su cui mi piace, come si può dire, focalizzare la nostra attenzione è la necessità di mettere a punto un metodo, di riragionare sul metodo piuttosto che non investire energie in un esercizio previsivo che, appunto, quando si diceva nel giugno del 2008 il peggio alle spalle, è stato solennemente e maldestramente smentito da pochi mesi dopo, ecco. Tutto qua. Allora, siamo verso la fine. Io vorrei farvi ascoltare tra poco un passaggio di un discorso che l'ex rugbista della nazionale italiana Valerio Bernabò, intervenendo ai microfoni delle fonti, insomma, un piccolo passaggio che ben si applica e si collega alla nostra chiacchierata. Prima però ho un'ultima domanda, vi chiedo di essere molto molto sintetici, per quanto meriti ovviamente molto più spazio questo passaggio, perché abbiamo anche detto
visto il ruolo delle banche centrali come sia stato e sia tuttora determinante per l'economia globale, viene il dubbio che i mercati siano sempre più in un rapporto di dipendenza dalle scelte di queste ultime, e allora torneranno mai ad avere un ruolo più consueto? Come verranno recepite dai mercati le mosse verso la normalizzazione? In qualche modo abbiamo già risposto, secondo me, parzialmente attraverso la nostra chiacchierata. Rifacciamolo veramente semplificando e sintetizzando molto su questo punto. Maria Paola Toschi, prima lei. Ma direi che sta emergendo, che come probabilmente abbiamo messo già in evidenza, un contesto in cui le politiche espansive sono la chiave di lettura di questa uscita o di questa, diciamo, ritorno a una nuova normalità, perché appunto, come Carlo Benetti metteva in evidenza, ogni poi situazione è diversa da quella precedente. E quindi questo significa che le banche centrali, in effetti, secondo noi, hanno un po' perso autonomia, indipendenza, anche perché dovranno continuare soprattutto a creare un contesto favorevole proprio per alimentare questa strategia di ripartenza degli investimenti, soprattutto investimenti pubblici, che stiamo vedendo estremamente forte sia negli Stati Uniti e sia in Europa. Quindi questo significa che sarà e continuerà ad essere importante mantenere un contesto di tassi bassi proprio per favorire la sostenibilità fiscale di questa nuova era improntata allo sviluppo e alle politiche anche di investimento infrastrutturale. E questo probabilmente sarà un po' a discapito proprio di quell'indipendenza che in passato le banche centrali avevano, perché c'è sempre maggiore correlazione tra politica fiscale e politica monetaria, e forse la politica monetaria è vista sempre più a servizio proprio di questa nuova era di investimenti infrastrutturali che necessita appunto un contesto ancora di tassi particolarmente contenuti. Sentiamo adesso Castoldi. Direi che la portata delle misure di politica monetaria che sono state introdotte dalla Lehman in poi e dalla pandemia in poi sono di dimensioni tali che è impensabile immaginarsi un ritorno, almeno nel nostro orizzonte temporale, un ritorno alla situazione precedente. Quello di cui stiamo parlando quando nominiamo il tapering o la normalizzazione delle politiche monetarie sono dei primi timidissimi passi in cui le banche centrali alzano un pochino il piede dall'acceleratore, ma nulla di più. Se questo è quello che succederà, allora direi che i mercati l'hanno già ampiamente metabolizzato e non mi aspetto conseguenze di rilievo. Viceversa, dobbiamo sempre tenere gli occhi aperti sull'inflazione, perché qualora questo rientro dell'inflazione tardasse a manifestarsi o non rientrasse l'inflazione, è chiaro che le banche centrali sarebbero forzate ad avere un atteggiamento più aggressivo, che questo sì non è scontato dei mercati, allora avremmo delle conseguenze negative. Però direi che questa situazione non è lo scenario centrale. È più un rischio da tenere presente, ma non è lo scenario principale che abbiamo di fronte. Benetti, per chiudere il giro. Io faccio la terza lama perché i colleghi sono già stati molto bravi. Mervyn King, l'ex presidente, ex governatore della Bank of England, diceva: il mestiere del banchiere centrale deve essere noioso, cioè stare dietro le quinte. E dal 2009. Dal 2008 al 2009 i banchieri centrali, altro che dietro le quinte, stanno sul palcoscenico e sono attori protagonisti. Io credo che siamo però nel rischio di una sala degli specchi. I mercati guardano e scrutano con acribia quello che fanno i banchieri centrali, ma a loro volta i banchieri centrali guardano cosa può accadere sui mercati, quali possono essere le ricadute sui mercati delle loro scelte, ecco la forward guidance. Ecco, questo è un pericolo. Nella sala degli specchi uno guarda l'altro e si condiziona una vicenda. Dicevo prima che sarà un long goodbye. Noi non vedremo tornare i banchieri centrali a fare un mestiere noioso, come dice Mervyn King, nel giro di pochi anni. Credo che le politiche monetarie continueranno a essere protagoniste. Sarà un long goodbye, un lungo addio alle politiche monetarie espansive, per le ragioni che hanno ricordato i colleghi. E tra l'altro il romanzo di Chandler, Il lungo addio, finisce: il modo per dire loro addio non è stato ancora inventato. Ecco, probabilmente siamo in questa condizione. Il tempo scorre e non resta che aspettare.
E allora, regia, chiedo di ascoltare, di guardare assieme, insomma questo passaggio di Valerio Bernabò, ex rugbista della nazionale italiana, intervenuto in passato ai microfoni di Le Fonti, rispondendo alla nostra domanda: nelle aziende, come nello sport, così ci ricolleghiamo anche al titolo della nostra tavola rotonda, per essere un gruppo compatto, bisogna essere amici? Sentiamo che cosa ha risposto Valerio Bernabò. Sarei poco onesto nel dirti che tutte le persone con cui ho giocato e anche dei compagni di ruolo con cui ero proprio fisicamente legato insieme ci sarei andato a cena fuori o in vacanza. Questo però non toglie, e anche lì è il grande insegnamento, non toglie il fatto che chiaramente bisogna trovare un linguaggio comune per andare a meta. Poi nel nostro sport è ancora più facile, no? Andare a meta dà già un obiettivo, ed è una metafora, no? Che viene spesso, no? Riportata anche in altri contesti. Credo che sia la parte più affascinante del vivere una realtà di gruppo, di squadra, ma anche di team in azienda. Ti faccio un esempio personale: quando mi sono trovato, no, a magari a fare anche il capitano per le squadre in cui ho giocato, e ci si trova in cerchio prima di una partita, beh, che è il momento, no, un po' emotivamente più intenso. Tieni in considerazione che davanti avevo giocatori provenienti da tutta Italia, ma ancora di più da tutto il mondo, quindi sudafricani, argentini, neozelandesi. E dovevamo, no, trovare questa orchestra, dovevamo suonare tutti quanti la stessa sinfonia. E ti ripeto, questa è la sfida più grande, ma anche credo che poi sia l'aspetto che ti riesce a segnare di più, che crea poi quelle emozioni, quei ricordi che ti porti avanti in una vita. E per concludere, ti dico anche che forse proprio con quelle persone con cui magari c'è meno affinità, più attrito, beh, riuscire poi ad arrivare insieme ad obiettivo, credo che sia forse la parte anche più gratificante, no? Riuscire a raggiungerlo con chi magari si ha più affinità o un'amicizia più profonda. Insomma, Bernabò dice: coesione del gruppo, sì, fondamentale. Legato all'amicizia, non tanto, più sul trovare un linguaggio comune. Che cosa ne pensano i nostri ospiti? Anche in questo caso, molto in sintesi, che siamo in chiusura. Maria Paola Toschi, prima lei. Ma sicuramente stiamo assistendo, secondo me, forse un po' la conseguenza dell'emergenza che abbiamo vissuto, anche ad una nuova fase dal punto di vista proprio di una maggiore inclusione, di una maggiore attenzione a temi che prima si pensava fossero poco rilevanti per l'investimento. Penso per esempio anche ai temi del sociale che fanno parte del ESG sulla sostenibilità, molto spesso non vengono considerati, vengono trascurati. Forse la pandemia ci ha ricordato che questi temi sono importanti non solo per sé, perché naturalmente rappresentano una corretta attenzione ad alcune dinamiche, ma sono importanti anche dal punto di vista dell'investimento. Su questo tema noi siamo sempre più attenti, sempre più focalizzati, perché l'attenzione ai fattori sociali, e quindi alla gestione del capitale umano, alla gestione delle relazioni, dei rapporti in azienda e fuori dall'azienda, sono sempre più considerati dei fattori discriminanti per individuare quegli operatori che alla fine possono fornire dei risultati più elevati, soddisfacenti, aumentare la produttività e alla fine portare a risultati superiori anche proprio dal punto di vista dell'investimento. E questo credo che sia un grandissimo cambiamento, in buona parte probabilmente generato dalla pandemia, rispetto alla situazione che vedevamo in passato. Castoldi, chiedo anche a lei un commento, insomma, su questo passaggio di Bernabò, ex rugbista della nazionale italiana. Sono punti importantissimi. Nell'attività di investimento andare a meta significa costruire dei portafogli che abbiano il giusto grado di rischio per ciascuno, che offrano dei buoni rendimenti e che siano sostenibili. Tutto questo è di una complessità incredibile, richiede il lavoro di tantissimi specialisti, che poi va combinato in maniera saggia, e è proprio quello che noi cerchiamo di fare tutti i giorni.
Chiudiamo il giro con Carlo Benetti, insomma, un linguaggio comune più importante di insomma, trovare punti che magari ti conducono anche a un, perché no, a un'amicizia, insomma, per quanto riguarda la coesione del gruppo. Ma sì, un bell'intervento. Io prendo questo invito al gioco di squadra, al linguaggio comune, nel mese lo applico al mese dell'educazione finanziaria e Perfetto. allora immagino un'alleanza virtuosa di consulenti finanziari, banker, la stampa specializzata, le fonti e le altre televisioni o testate specializzate nella finanza, noi come case di gestione, tutti quanti alleati in una trasparenza di linguaggio, in un linguaggio chiaro, una parresia, in modo da comunicare in modo trasparente, chiaro, comprensibile all'investitore, le condizioni dei mercati, le condizioni dei portafogli, la costruzione dei portafogli, le condizioni e le caratteristiche degli strumenti finanziari. Perché se è vero, e pare vero, che l'Italia è fanalino di coda anche dentro anche nella educazione finanziaria rispetto, non sono messi molto meglio all'estero, mediamente, nelle competenze finanziarie, ma noi abbiamo un deficit, pare di un dente superiore, dobbiamo davvero allearci tutti quanti in un linguaggio di trasparenza per fare in modo che i risparmiatori siano sempre più investitori e investitori consapevoli. E allora io ringrazio gli ospiti che ho avuto per questa prima TV Week dedicata all'asset management. Prepararsi alla nuova partita, alle nuove regole dei mercati, ne seguiranno altre nel corso della settimana. Intanto però grazie e buon lavoro a Maria Paola Toschi, Market Strategist JP Morgan Asset Management. Grazie a voi, arrivederci. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Castoldi, Head of Multi Asset Income Strategies Amundi. Grazie, buon pomeriggio. E buon lavoro, oltre che al ringraziamento a Carlo Benetti, Market Specialist GAM Italia. Grazie a voi, buona settimana. Alla prossima, con l'augurio e la speranza, insomma, di rivederci ancora con i nostri ospiti. Adesso noi ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario. Rimanete con noi.